prosegue la fase delle semifinali del concorso Stop and Go al Libari Caffè, ma prima la musica dal vivo dei New Style & Junk. Esibizione di ballo latino con Cristian e Carmen. E siamo con la giudice che questa sera rappresenta il pubblico del Libari. Come ti chiami? Laura. Ecco, cosa ti aspetti questa sera? Insomma, giudicherai di più per l'interpretazione o più per la tecnica? Beh, un po' di tutto. Valutiamo un po' tutto. Hai già avuto modo di vedere i semifinalisti in passato oppure no? Sì, 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 quasi tutte le serate. Quindi ti sei già fatto un pochino un'idea? Un'idea sì. Però non svelarci niente, per il momento lo scopriremo tra poco, allora buoni giudizi a Laura, grazie. Va bene, grazie a voi. Facciamo un grande applauso ad Antonella. Interpretazione, tecnica, presenza scenica, sono queste le tre voci alle quali i nostri tre giudici dovranno scrivere un voto a fianco, perché tra pochissimo la nostra Antonella riceverà proprio il giudizio dei nostri tre giurati in merito all'esibizione della canzone di Mina e Se Domani. E quindi Carlo ha finito, Laura ha finito, manca soltanto la nostra Claudia che è un po' indecisa effettivamente. Io ho visto qualcosina, ho sbirciato ma non posso dire niente. Nel frattempo andiamo ad ascoltare Antonella che ci racconta com'è andata la performance. Antonella, com'è andata questa semifinale? Io mi sono divertita, ho cantato col cuore, quindi come va è stato bello. Anche perché ti sei misurata, bisogna dire, con un pezzo davvero importante di un interprete come Mina, quindi sai, il paragone viene sempre spontaneo, ma tu te la sei cavata secondo me egregiamente, no? Lungi da me paragonarmi a Mina, l'ho fatta a modo mio. È una canzone molto bella che stimola e mi stimola le vibrazioni, chiamiamole così. Mi emoziona tantissimo, l'ho cantata proprio col cuore.
E anche Maurizio sta per essere sottoposto al giudizio segretissimo dei nostri tre giudici. E quindi vedo per esempio che Laura già ha scritto qualche voto, Claudia è abbastanza indecisa, invece non ha ancora deciso, Carlo invece come sempre diretto, decisissimo, ha già finito. Claudia è sempre l'ultima, si vede che vuole pensarci bene con molta precisione, ma adesso i tre voti sono stati dati, i tre fogli sono stati dati e Jessica li sta raccogliendo. Quindi andiamo da Maurizio e chiediamo a lui com'è andato. Maurizio, questo graffio al Fausto Leali, devo dire che l'hai portato sul palco da Libari. Ci abbiamo provato più che altro. Ah, devo dire molto bene, io non so i giudici come avranno votato, non lo so, però devo dire anche a chi ci sta guardando da casa che il pubblico alla fine di questa esibizione veramente gli ha regalato un applauso molto molto caloroso, quindi loro li ha conquistati. È andato abbastanza bene, nonostante una serata di voce un po' così è andata abbastanza. Ma anche il clima purtroppo contribuisce in negativo, eh. Io sono curioso, non posso non chiederti questa "Io amo" a chi l'hai dedicata? Alla mia ragazza. Ah, vogliamo salutarla? Sì. Ciao. Come si chiama? Non si può dire. È un segreto, non si può dire. Segreto. Segreto, va bene, noi la saluto, mi aggiungo al saluto. Anche la nostra Mari si è esibita, quindi i tre semifinalisti di questa serata hanno concluso le loro esibizioni, ma tra pochissimo, non so perché, ma ho l'idea che ci sarà la prova al buio, non so, vabbè. Comunque i nostri giudici stanno e hanno votato, anzi ormai Claudia ha appena concluso e quindi Jessica sta raccogliendo le votazioni. Andiamo da Mari a sentire com'è andata. Mari, che energia! Eh sì, ci vuole, meno male, dai, almeno l'intento è quello di divertirsi, poi a prescindere da come sia andata l'esibizione. Come mai hai scelto questo genere musicale così distante anche da quello che è stato scelto dagli altri concorrenti? Perché mi piace, poi a me piace un po' tutta la musica e mi piace anche un pochettino azzardare qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati sempre a sentire. Pensi che i giudici apprezzeranno questa scelta un pochino fuori dal coro oppure no? Non lo so, potrei avere qualche dubbio, perché in effetti è veramente una voce fuori dal coro, quindi non lo so. Lo scopriremo, tra poco lo scopriamo. E anche questa settimana i nostri semifinalisti si cimenteranno nella prova al buio. Esibizioni con i New Style & Junk, assolutamente non attese, assolutamente a sorpresa, e ovviamente al termine di ognuna delle tre esibizioni i giurati daranno ovviamente il loro voto.
com'è andata? Sì, abbastanza bene direi, perché è una canzone che non avevo mai fatto e ci ho dovuto lavorarci abbastanza per capire che non è facile provarla da sola, quindi ho dovuto inventarmi un po'. Qual è stato il momento più emozionante di questa prova al buio? Beh, senti, più che altro perché all'inizio ho fatto un errore, perché ho saltato un pezzettino, allora ho dovuto riprendermi un attimo, l'abbiamo corretto un po', però insomma... In corso, ho visto che Jessica poi ci ha messo una pezza, come si dice. Infatti, sì, perché siccome la so a memoria, quando la sai a memoria, come solito succede che ne salti un pezzo, no? Eh sì, perché magari non ci pensi, no? Esatto, non ti concentri più di tanto, beh, magari i giudici non se ne sono anche accorti, non lo sappiamo. Chi lo sa. Prima un'esibizione, abbiamo detto, con una canzone un po' fuori dal coro. Adesso siamo tornati prepotentemente nei grandi classici della musica italiana. Sì, difficilissima la scelta dei giudici. Speriamo che sia andata bene, perché non lo so, non riesco a giudicarmi perché era veramente difficile. Tu sul palco hai detto che conoscevi la versione in inglese. Sì, quella cantata addirittura da Ronan Keating e da Giorgia, quindi proprio, cioè, una versione molto molto bella. Questa italiana l'ho conosciuta questa settimana mentre cercavo di riascoltarla per capire in contro a cosa stavo andando. Perfetto, io direi che se l'è cavata bene, ma ovviamente il mio giudizio non conta, quindi tra pochissimo scopriremo i giudici, quindi rimanete con noi, rimaniamo insieme perché tra poco arriva il risultato. Ciao, grazie. Qua c'è il vincitore o la vincitrice della terza tappa di Ibari Stop & Go, che ovviamente si aggiungerà a Biagio, che non c'è, ma vi saluta con tutto il cuore perché mi ha mandato 100 messaggi, quindi vi saluta, e al nostro Gaspare. Allora, chiamo ovviamente Maurizio, Mari e Antonella. Vi dico il terzo o la terza classificata. Ha ottenuto 34 punti, quindi non supera i 40 della Natasha e per il momento è fuori, anzi è purtroppo fuori. La terza classificata è una di voi due ed è una donna, è Antonella. Grazie mille Antonella. Il vincitore o la vincitrice della terza tappa di Ibari Stop & Go con 57 punti è... Mari! Mari, sei tu la vincitrice! Bravissimo Mauri, veramente... Hai perso di pochissimo. Torniamo un attimo alla calma, grazie mille. Facciamo ancora un grandissimo applauso a tutti e tre i concorrenti, a Maurizio, a Mari e Antonella. Ci rivediamo molto presto, grazie mille.